Oggi ho visto una squadra, la mia, che si è presentata con un atteggiamento giusto, con il tipo di partita che andava fatta, di categoria. Erano due squadre che si sono affrontate in maniera speculare, con due sistemi di gioco uguali, con qualche interprete diverso, però più o meno era quella la partita ed è stata fatta sui duelli. Qualcuno l'abbiamo vinto noi, qualcuno l'ha vinto loro. E nell'arco della partita, per quello che si è visto nei 95 minuti, credo che sia stato un pareggio giusto. Faccio fatica a ricordare qualche parata del mio portiere Saracco, ne ricordo una di Vannucchi nel secondo tempo su un tiro di D'Andrea, e poi altre situazioni. C'è stato un po' di possesso in più da parte nostra, ma abbastanza sterile. Però secondo me con un pizzico in più di qualità nelle scelte finali potevamo creare un qualcosa di più preoccupante per la difesa avversaria. Il Taranto che avevamo studiato, che avevamo visto anche all'andata, un Taranto che fa le partite di categoria, e questo lo sapevamo, che concede pochi spazi. Un Taranto che nel primo tempo, devo essere sincero, in una situazione ci ha pizzicato, in un'uscita in ritardo fatta da un mio giocatore, anzi dai miei due giocatori, da Russo e da Blondette, e credo sia stata l'unica volta in cui ci hanno pizzicato e ci hanno messo in difficoltà. Dopodiché è una squadra che sapete, conoscete meglio voi che io, e le caratteristiche credo che siano abbastanza chiare. Diciamo che quando ci sono delle squadre neopromosse ci sono sempre dei vantaggi e degli svantaggi. I vantaggi sono appunto quello che hai appena citato, che può essere l'entusiasmo che la piazza, che la città, che i tifosi e che i giocatori stessi, che magari provengono da una categoria inferiore, portano con sé. Gli svantaggi è che bisogna conoscere la categoria, bisogna capire i momenti della partita, i momenti del campionato, della stagione, quando si può usare, quando non si può usare. Ma questo discorso non lo faccio solo per i miei giocatori, ma lo faccio anche per me, perché anch'io sono giovane, perlomeno quanto loro. E questa è un po' l'analisi che faccio io di due squadre che hanno vissuto un percorso simile. Chiaramente, quello dei miei ragazzi di quest'anno credo che sia un percorso davvero entusiasmante, davvero strepitoso, perché stanno dando una continuità nelle prestazioni, oltre che nei risultati che probabilmente nessuno si aspettava, nemmeno noi, però la voglia di mettersi sempre in discussione, la voglia di sorprendere sempre di più e la voglia comunque di crescere, essendo comunque noi una squadra giovane, sta facendo la differenza e sta portando dei risultati importanti anche per il futuro.